Ciao a tutti gli amici di pistacchissimo.it. Qualche giorno fa sono stato in visita da Gusto Etna, una delle più grandi aziende di Bronte, per scoprire come realizzano tutti questi prodotti. Gusto Etna realizza tantissimi prodotti al pistacchio, questi credetemi non sono tutti, ne ho preso solo qualcuno per provarlo insieme a voi in questo video. Dal dolce al salato, disponibili sia online sia nei supermercati. Io ho già assaggiato tantissimi dei loro prodotti, eppure qualcuno di quelli presenti sul tavolo ancora mi manca. Quindi, muniti di una bella quantità di cucchiaini, direi che possiamo passare all'assaggio. Mettiamo da parte il sacchetto. Innanzitutto abbiamo la pasta, che ovviamente non possiamo assaggiare così cruda. Comunque la conosco molto bene perché l'ho mangiata tante volte. La potete trovare in tantissimi formati, quindi nella scatola o nel sacchetto, e potete trovare anche la versione integrale. La loro pasta è realizzata con semola di grano duro, tiene molto molto bene la cottura. Ovviamente in questo caso la farina è integrale. E all'interno c'è una piccola percentuale di pistacchio che è del 5%. Ovviamente serve solo a conferire un aroma un po' particolare, si sente la differenza rispetto a una pasta classica, però la pasta da sola non ha un gusto di pistacchio forte. Chiaramente va poi ben condita con un bel pesto di pistacchio, farina di pistacchio, eccetera, eccetera. Mettiamo quindi da parte la pasta. Allora, qui abbiamo il reparto del salato, ci sono ben 4 pesti differenti. Qui abbiamo il reparto del dolce e qui al centro, neutrale, la pasta pura di pistacchio. Apro una brevissima parentesi per rimarcare il discorso supermercato. Pesti di pistacchio e creme di pistacchio al supermercato se ne trovano, ma la pasta pura di pistacchio personalmente al supermercato l'ho trovata solo ed esclusivamente di Gusto Etna. Quindi per me sono degli eroi, perché portare la pasta pura di pistacchio al supermercato è da eroi. Comunque non solo supermercato, come ho detto all'inizio, tutti i loro prodotti sono disponibili anche sul loro sito. Qui abbiamo la crema di pistacchio, diciamo, classica. La percentuale di pistacchio è del 35%, è molto carino che in mezzo si vedano i puntini di pistacchio. Qui invece abbiamo una crema più particolare, in questa la percentuale di pistacchio è del 50%, è una delle loro novità, si chiama Goody. Ed è veramente molto molto bello il colore, con questo marroncino molto naturale. E poi una cosa super particolare che personalmente ho visto fare solo a Gusto Etna, la confettura al pistacchio. Pazzesco! La percentuale di pistacchio in questo caso è del 25%, perché infatti la base è una polpa di mele, dato che altrimenti sarebbe pressoché impossibile realizzare una confettura. Passiamo agli assaggi. Partiamo con la crema classica, quella al 35% di pistacchio. La cremosità è davvero ottima, poi mi piace tantissimo che ci siano i puntini in mezzo. Assaggiamo. Molto buona. Allora, questa è una classica crema brontese, devo dire ben fatta, con una base al latte e un leggero aroma di vaniglia. Quindi devono piacervi questi sapori nella base che accompagnano il pistacchio, che devo dire è abbastanza presente data la percentuale, e poi soprattutto i puntini di pistacchio che scricchiolano tra i denti mentre la mangiate danno un bel valore aggiunto. Passiamo quindi alla Goody, questa è totalmente diversa, infatti è una 3 ingredienti, ha solo pistacchio, olio e zucchero. La percentuale di pistacchio è del 50%. Si nota sia nell'aspetto, quindi nel colore, sia nella consistenza, che è decisamente molto molto più corposa. Ovviamente essendo una 3 ingredienti è anche vegana, senza lattosio, eccetera eccetera. Passiamo all'assaggio. Mamma mia! Vabbè, fantastica. Per il mio gusto personale questa è fantastica, perché si sente proprio la pastosità del pistacchio grazie alla percentuale del 50%, e non ci sono retrogusti che vanno un po', diciamo, a coprire il gusto di pistacchio. Se come me volete una cosa veramente molto molto intensa, questa secondo me è favolosa. Se invece vi piace quel retrogusto di latte che ricorda più una classica crema bianca, però ovviamente al pistacchio, quella tradizionale con il 35% di pistacchio e la base al latte è ovviamente più indicata. E adesso andiamo su qualcosa di veramente particolare, sono super curioso di assaggiare questa confettura al pistacchio. Vi ricordo che la base è una polpa di mele e poi c'è il 25% di pistacchio, oltre ovviamente allo zucchero, essendo una confettura.
Assaggiamo. Però è interessante. Allora, questa è particolare. Devo dire che prevale un generico retrogusto di confettura, appunto perché la mela è delicata, quindi si sente una generica dolcezza. Però c'è un retrogusto particolare che è conferito dal pistacchio, che è interessante. Devo dire che a me piace. Non è incentrato sul pistacchio, però è particolare. E poi direi di accogliere il suggerimento che c'è sull'etichetta di gustarla insieme ai formaggi. In base al sapore, l'abbinamento con i formaggi, secondo me, funzionerà molto molto bene. Ed è giunto il momento di passare al salato. Abbiamo qui ben 4 pesti di pistacchio. Qui abbiamo il pesto di pistacchio classico, quindi solo pistacchio, sale e olio. La percentuale di pistacchio è del 60%, il colore è decisamente molto molto bello, con un verde bello intenso, molto convincente. Oltre a quello classico ci sono questo con il tartufo estivo, infatti vedete il colore tende meno al verde perché c'è una piccola percentuale di tartufo che lo rende un po' più nero. Questo con l'aglio, che invece rimane bello verde. E questo con i funghi porcini, anche qui il colore è quasi uguale a quello al naturale, c'è solo una leggera sfumatura verso il marroncino data appunto dal fungo porcino. Tutti questi pesti hanno il 60% di pistacchio. Passiamo all'assaggio del pesto di pistacchio, anche se è solo una formalità perché lo conosco molto molto bene, secondo me è uno dei migliori. Vedete, l'aspetto è molto molto bello perché ha questo verde piuttosto intenso e soprattutto mi piace il grado di tritatura, che è abbastanza granuloso. Vedete tutti questi puntini di pistacchio tritato in mezzo. Assaggiamo. Fantastico. Il pistacchio è bello dolce, il gusto non è assolutamente alterato da altro perché c'è solo olio di girasole, quindi delicatissimo, e sale. Non c'è pepe, non ci sono oli più invasivi. Veramente mi piace davvero davvero tanto, e soprattutto la granulosità, quindi la masticabilità che ha questo pesto, è veramente veramente ottimo. Passiamo quindi ai pesti speciali e cominciamo con quello all'aglio. La percentuale di aglio è dello 0,5%, quindi molto molto poco, perché ovviamente deve essere bilanciato, se no copre il pistacchio. Il profumo di aglio si sente, però devo dire non fortissimo, non risulta fastidioso. Poi vabbè, a me piace molto l'aglio, quindi forse sono di parte. Assaggiamolo. Ah, però super super interessante. Allora, diciamolo chiaramente, se non vi piace l'aglio statene alla larga, perché l'aglio si sente. Secondo me è buonissimo perché è bilanciato davvero davvero bene. Si sente sia la dolcezza del pistacchio, molto molto intensa, quasi quanto nel pesto classico, ma è ben accompagnata da questo retrogusto di aglio piuttosto presente e soprattutto che dà un po' di piccantezza e rende tutto molto interessante. Mi piace. Passiamo quindi al fungo porcino. Anche qui la percentuale di fungo porcino è dello 0,5%, quindi parliamo sempre di percentuali molto piccole rispetto al 60% di pistacchio, pensate proprio per non coprire il gusto del pistacchio. L'odore di fungo porcino devo dire che è appena appena accennato, in quell'all'aglio si sentiva subito molto molto più intensamente appena ho aperto il vasetto. Anche qui consistenza favolosa, bello corposo, bello granuloso. Andiamo all'assaggio. Mamma mia, tanta tanta roba. Allora, devo dirlo, io non sono un grande fan dei funghi porcini, eh sì, ognuno ha i suoi difetti, però in questo è molto delicato, quindi riesco ad apprezzarlo. Magari chi è super fan dei funghi porcini potrebbe trovarlo anche troppo delicato, però secondo me la scelta è azzeccata per lasciare il giusto spazio al pistacchio. Quindi c'è la dolcezza del pistacchio con questo retrogusto di fungo porcino che ti porta subito nei boschi. È interessante anche questo, molto interessante. Passiamo infine al pesto di pistacchio con il tartufo. A differenza del fungo porcino, io amo alla follia il tartufo, quindi qui sono super super curioso di assaggiarlo.
Mamma mia, il profumo di tartufo che si è sprigionato è veramente intenso. In questo caso il pesto è densissimo, molto più denso degli altri. La percentuale di tartufo è dello 0,4%, quindi pochissimo. Però è giusto così perché il tartufo è molto molto forte. E già così, guardate, rende il pesto drasticamente diverso come colore e come profumo rispetto agli altri. Assaggiamo. Mamma mia. Vabbè, spettacolo. Io adoro il tartufo. Allora, amo il tartufo, quindi mi sono innamorato. Fantastico. Però devo dire che in quanto a gusto di pistacchio, questo è quello in cui l'altro ingrediente risulta più coprente, a differenza di questi che mantengono quasi inalterato il gusto di pistacchio rispetto al pesto classico. Però comunque il gusto di pistacchio c'è parecchio e si sente la dolcezza del pistacchio, tutta la sua masticabilità, è veramente molto molto buono, l'abbinamento funziona alla grande. Però senza dubbio in questo il pistacchio si sente un po' meno rispetto agli altri. E se volete gusto di pistacchio purissimo, senza altri ingredienti, c'è quello classico, che ovviamente è il più intenso. Però gli altri secondo me sono tanto tanto interessanti, bilanciati benissimo e vi permettono di condire al volo una pasta con una facilità impressionante. Sinceramente vi consiglio di provarli tutti, ovviamente in base ai vostri gusti, e così scoprite quale preferite. Infine passiamo a lei, la regina che tutti gli altri possono assolutamente nascondersi in un angolo, la pasta pura di pistacchio. Questa è 100% pistacchio. Naturalmente scherzo, perché l'utilizzo della pasta pura di pistacchio è totalmente diverso rispetto agli altri vasetti. Infatti una crema la si spalma su qualcosa, la si usa come farcitura, quindi è pronta all'uso. Il pesto, anche questo, è pronto all'uso per realizzare dei piatti salati come pasta, lasagne, pizze e qualsiasi altra cosa. Invece la pasta pura di pistacchio è un ingrediente che va aggiunto a qualcos'altro per trasformarlo al pistacchio. Quindi lo aggiungete ad una crema pasticcera, ad esempio, per farla diventare crema pasticcera al pistacchio. Lo potete aggiungere un pizzico anche in una crema salata. Poi ci potete realizzare gelati, granite, qualsiasi altro tipo di dolce. Insomma, la pasta pura è molto molto versatile. Il profumo di pistacchio che sprigiona ovviamente è impressionante, perché è 100% pistacchio. Adesso la assaggiamo, giusto così per impazzire. Mamma mia. Un attimo. Chi non ha mai assaggiato una pasta pura di pistacchio così direttamente al cucchiaio non può capire. Chi invece l'ha fatto capisce bene la mia reazione. Oltre a sprigionare un gusto di pistacchio pazzesco, si attacca totalmente sul palato, quindi ci vuole un po' per riuscire a mandarla giù, perché ovviamente non è pensata per essere consumata così direttamente, ma appunto per essere unita a qualcos'altro. Detto questo, ringrazio Gusto Etna sia per tutti questi prodotti, sia per la visita di qualche giorno fa nei loro stabilimenti, che è stata veramente molto molto bella. Vi ricordo che tutti i loro prodotti, che non sono solo questi, ne hanno davvero tantissimi, sono disponibili sia sul loro sito, che vi lascio come sempre qui sotto e in descrizione, sia in molti supermercati, soprattutto del sud Italia. Come sempre, per qualsiasi informazione a riguardo vi consiglio di scrivere direttamente all'azienda, quindi vi basta mandare un messaggio a Gusto Etna su Facebook o su Instagram. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.